voi dovete al vostro interno giudicare il magistrato Vittorio Taresi in base agli esiti processuali, ai processi che riesce a imbastire, perché no ai latitanti che riesce ad arrestare, non certamente in base alle sue parole. Il mio lavoro non è quello di parlare di mafia o di illegalità, il mio lavoro è quello di fare i processi e di affermare giustizia. Questo è un compito successivo. Un politico deve essere giudicato certamente non per quello che dice, non per le espressioni forti certe volte, colorite, assolutamente condivisibili, che usa contro la illegalità diffusa, contro la mafia, contro i sistemi criminali, ma per gli atti concreti che produce. Il lavoro del politico sulla società è il lavoro dei suoi atti normativi, le regole che ogni politico è chiamato poi nella sintesi finale ad approvare. Ecco, dobbiamo giudicare queste persone in base a quello che concretamente fanno. Poi valutare se per esempio ritenere o condivisibile comportamenti che purtroppo sono ancora molto troppo diffusi di politici che si rivolgono ai mafiosi di turno per cercare i voti. Questo fatto non sempre può costituire il reato, lì non sempre noi ci possiamo entrare, ma viva Dio ci sarà qualcuno che riterrà questo comportamento non più degno di rappresentare gli altri.